Buongiorno a tutti e soprattutto grazie di vero cuore per questo bellissimo risultato che abbiamo costruito insieme in questi anni, ma anche negli ultimi giorni, nei giorni di questa appassionante campagna elettorale. Ma adesso non dobbiamo fermarci perché siamo al turno di ballottaggio. Il mio avversario, Ferdinando Messina, si è inventato che siccome io ho preso il 24%, allora questo significherebbe che il 76% della città mi ha sfiduciato. Questa è una lettura che non ha proprio senso né politicamente né sotto il profilo dei fatti. Eravamo 8 candidati a sindaco, lui ha preso il 30, circa 32%, vorrebbe dire che allora il 68% ha sfiduciato lui. Non è così, se proprio vogliamo parlare di numeri, l'unico dato che va visto, ma a lui non conviene che se ne parli, è che in realtà le sue 7 liste hanno preso molti più voti di quanti ne ha preso lui. Il candidato a sindaco Ferdinando Messina ha perso circa 2.800 voti di preferenza, mentre io ho preso circa 3.500 voti in più, voti che sono arrivati da tutte le liste in maniera trasversale. Ma la cosa più grave è che i suoi, cioè coloro che all'interno delle 8 liste erano candidate nella sua coalizione, hanno deciso di scegliere sindaci differenti. Questo significa che evidentemente lui non è riuscito a convincere nemmeno i suoi. Figuratevi come e se potrà convincere gli altri siracusani. A parte questo, non sono territori di scontro in cui io mi trovo a mio agio, perché io preferisco parlare di quello che noi vogliamo fare per la città, di quello che abbiamo fatto, di come pensiamo di completarlo. Ma oggi vi vorrei parlare di con chi desideriamo fare questo percorso, proprio in un momento in cui dobbiamo fare delle scelte. O Francesco Italia o Ferdinando Messina. Chi sono i miei compagni di viaggio? Ma i miei compagni di viaggio sono innanzitutto i cittadini che mi hanno mostrato tutto questo affetto in maniera così determinante per questo risultato. E poi ovviamente saranno, se lo vorranno, anche gli altri candidati sindaci che non sono arrivati al secondo turno, che hanno fatto delle campagne elettorali appassionate, significative, con dei programmi spesso molto convincenti, a volte certamente un po' meno, ma io faccio tesoro di quello che ha detto il nostro vescovo al balcone per Santa Lucia, ovvero tendere a governare la città in modo sereno, con la più ampia coesione all'interno delle forze politiche, con quel desiderio di serenità, tranquillità e pace che questa città, di cui questa città ha un grande, grande bisogno. Se voi mi darete la possibilità, io mi farò interprete di questo spirito, di questa voglia di grande collaborazione e di lavoro per il bene comune della città, per le persone che soffrono, per le persone che sono in difficoltà, per i nostri giovani che hanno il diritto e il dovere di restare nella nostra città e di trovare il proprio futuro e la propria famiglia nella nostra città. Io ci sono pronto a dialogare con tutti voi, con le forze politiche, come è necessario che io faccia, dimenticando anche le acredini e le spigolosità che sono normali in una campagna elettorale. La cosa importante è che io rappresento i cittadini e che rappresento i cittadini che credono e hanno fiducia che si possa fare politica così come piace farla a me, in modo schietto, sincero e soprattutto insieme e a viso aperto.